le righe dritte. Fai vedere un po'. Bravo, mamma. Adesso prova tu senza le righette sotto. Pochine, più corte se riesci tanto, però è giusto. È giusto. Ma io voglio farlo più lunghe. Sì, più lunghe va bene, però poi dopo vedi che ci sono le figure piccoline, che sono piccoli questi quadrati. Cambiamo perché colore. È più bello, Rich? Ma perché io lo faccio da più tempo. Vedrai che a furia di farlo anche per te sarà più semplice. Io adesso prendo il rosso. Allora io prendo. Vuoi tu il rosso? Anche tu il rosso. E proviamo a fare i... questi qua sai come si chiamano? Quadrati. Quadrati. Guarda, concentrati bene su come li fai, che poi dobbiamo provare a farli senza le righe. Guarda che... ah no, finisci il quadratino. A meno che le non le passano così. Senti. Guarda che adesso contiamo i lati. Guarda un po'. Un lato. Un lato. Due lati. Lati. Tre lati. Quattro lati. Quanti lati ha un quadrato? Quattro. Quattro. Vediamo se anche il tuo ne ha quattro. Lo faccio sotto? Ah, questo tanto, ribassa questo. Vediamo se anche il tuo ne ha quattro, se sono il mio. Quanti lati ha? Quattro. Quattro. Facciamo anche l'ultimo? Questo qui? No. Come? Vuoi già provare a farlo da solo? Sì. Vai, fallo allora libero. Ti ricordi quanti lati? Uno. Uno, due. Due. Tre. Quattro. Quattro. Fa vedere il quadrato? Ma è venuto più bello il tuo del mio. Ne facciamo un altro? Aspetta, è più bello tu perché qui il mio è un po' sottile. Ne coloriamo uno? Mi spii? Come mai sei in piedi? Sei più comodo in piedi? Rosso come che cosa? Quadrato. Come quadrato rosso. Oppure? Come? Che cos'è rosso? Quello che brucia. Il fuoco. Il fuoco è rosso. Cambiamo colore. Io faccio. Sceglilo tu adesso il colore. Cosa fai già? Il triangolo? Il triangolo attaccato. Però te doveva essere. Bravo, Tato, sì. È una piramide. È una piramide. Come quella degli è Egizi. Una bandierina. Anche una bandierina può essere, sì. Una bandierina questa. Va bene. Tu la sai fare? La bandierina? Dopo ci provo. Io faccio blu per il triangolo. Proviamo a fare... ah no, fai ancora quadrato l'ultimo rosso. Bravo, nano.
Io per il triangolo, anzi triangoli, ho scelto il blu. Tu che colore scegli? Non so. Sono tracciato tranciolo. È carico quel tappeto. C'è carico. Allora ne prendiamo un altro. Tieni, questo qua rosso. Però dobbiamo vedere te. Non è giallo. Arancione, sì. Vuoi questo qua allora? Sì, grazie. Perché? Mi ha fregata questo giallo. Ma ci sta lì? Sì. E questo ci sta qua? Facciamo i triangoli? Questi qua. Non colorare sopra, che sennò sporchi la punta tanto. Devo fare i buchi di giallo. Perché gialli? Perché voglio vedere più bello la mia batteria. Così sembra il fuoco. La colori tutta, allora io disegno qualcos'altro intanto. Arrivo, mamma, te bandierina. Bellissima. Guarda cosa Grazie. fa Alice. Guarda, Alice che ha disegnato un bellissimo triangolo. Bravo, Alice. È da una casa. Sì. Una casa con che forme? Un tetto e un Ma il tetto quadrato. che forma Un è? E triangolo. la casa, i muri che forma hanno? Un quadrato. Hai visto perché sono? Non lo so fare. Ma non riesci a farlo perché non mi guardi quando faccio le cose. Tu hai voluto disegnare la bandiera. Guarda, adesso sai col quadrato cosa faccio? Faccio anche le finestre. Che bella la tua casa, Alice. Ti piace? Sì. E la porta? La porta è una figura che non abbiamo fatto. È un rettangolo. È un rettangolo, e qual Un rettangolo è simile al quadrato perché ha quattro lati, però è più lungo. Lungo. E può essere sia orizzontale sia verticale come le Oh. porte. Guarda un po' la porta, eh? Uno, due, tre, grazie. Puoi provarci tu a farla? Sì. Poi qui voglio farci una casa, casa. Vabbè, qui faccio il quadrato. La fai tutta gialla? Ah. Do. Qui faccio giallo. Il quadrato. Questi sono i muri della casa? Ok. Sì. Poi sopra ti devo fare un bel tetto. Gli altri di fogli. Sì, se ti servono ce ne sono altri. Ah, però non sono uguali? Vabbè, non cambia, tanto se devi disegnare, puoi anche disegnare solo Ma le sono uguali o no? mie. Sì, vi ho preparato un foglio dove si può disegnare una casetta bella. Adesso Alice la trova e te la dà una casetta da disegnare. Per i Vedete, bambini dai 3 a 4 anni. vedete. Ah, guarda, ci sono le forme che abbiamo fatto noi adesso. È vero, questa è mia. No, ci sono due fogli, ne abbiamo una testa. Ah.
Ecco, Alice. Grazie mille. Una testa, una per Alice e una per Vittorio. Ecco, Alice. Ah, questo lo lasci a me? Sì. Grazie. Aspetta, io volevo dire che era per mamma. La? Bella. Io volevo dire. Ma vuoi finire la tua o la vuoi disegnare con questo? Cioè lì. Allora, da cosa vuoi partire? Io parto dalla porta. La porta la fai gialla tu? Sì. Io la faccio... la faccio colorare? Sì. Io la faccio beigiolina. Ti ricordi che forma ha la porta? Come si chiama? Rettangolo. Bravissimo. Rettangolo. Rettangolo. E ci sono le finestre? Le finestre le possiamo disegnare noi se vuoi. Io le voglio, quindi le disegno io. Gialle? Tutto no, giallo? Non le coloro di giallo. Ah. Io invece le faccio fuori verdi e dentro azzurre. Poi una finestra io la faccio di giallo. Perché c'è la tenda? Sì. C'è la tenda gialla? Sì. Io non ho pensato alle tendine, dopo magari le faccio. E la tua la faccio di giallo. Poi facciamo i muri o il tetto? Poi io coloro tutta la casa. I muri allora. Io questa casetta la vorrei di color... rosa. Io questa casetta la voglio di color... di color... beige. Beige. Quale beige vuoi? Allora questo? Quello non è beige però, no. Beh, se ti piace che puoi far verde. Vedi tu. Mi piace verde. Fa la verde allora. Ci sono tre verdi di pecorro. Tre verdi, sì. Uno chiaro, uno... scuro. Scuro. E uno medio. Medio. Tito, posso partire anch'io? Sì. Ok. Che forma hai i muri? A quadrato. A quadrato. E in inglese? Lo sai come si dice? Square. Square. Yes, that's right. Good job. Good job. Come sta venendo verde? Bello. La tua greenhouse. Anche se vuol dire qualcos'altro adesso, greenhouse. Non mi piace molto la mia casa rosa, però vabbè. Mi piace. Sì, ma non so se è un colore che effettivamente sceglierei per la mia casa. Però la testa è bella, vabbè. Grazie, Vittoria. La tua come sta venendo, verde? Adesso il tetto, di che colore lo facciamo il tetto? Io lo faccio, il tetto lo faccio... un po'. Il tetto ho un metodo di forma di qua ci lo voglio fare di tra io sono tra questi due. Ah, è innovativo il tuo tetto, io invece lo faccio classico rosso. No, vabbè, io mi fa rosso, dai. Vieni. Grazie. E il tetto ha una forma? A triangolo. In English? Cos'è
sai come si dice in inglese? No. Triangle. Prova un po' a dirlo. Vuol dire così? Angolo. Triangle. Sai dopo cosa ci faccio? Ci faccio anche le tegole. La stella c'è una bellissima. Come sta venendo? Ma di che colore l'hai scelto la fine del tetto? Ah, rosso. Okay. Tutto rosso io lo faccio. Va bene. Ta-da! Ta-da! La cosa è finita. Ma qui devi uscire i puntini. Eh sì, e dobbiamo far uscire un'altra casa. Da cosa cominci? Dalle mura? E poi questo. Poi poi. Vuoi che ti faccia vedere prima? No. Stai andando giusto. Hai fatto i muri rossi sto giro? Eh? Questo va qui. I muri rossi. Io adesso invece i muri li faccio arancio. Oh, non li posso però. Arancio. È così piccolo il tetto, Vittorio. Non è che mancano altri due puntini. E il tetto questo giro io lo faccio blu. Guarda un po' però il tetto. Vedi, te ne sei accorto da solo, bravo. Vittorio, bisogna... quasi, quasi. E poi come lo chiudi sto tetto? Ogni puntino deve andare in sembra una... che una chiesa è venuta. Un tetto di una chiesa. Ogni puntino deve andare da un altro puntino. Ah, così! Così. Quindi? Non lo so. Ma non importa, tanto poi lo coloriamo il tetto. Vabbè, forse però fammi vedere io. Come lo chiudi, giusto? Fa vedere. Vabbè, è una casa moderna. È una casa con... com'è che si chiama? Dependance? No, la dependance è quella fuori. Quella sopra. Con la tavernetta. La tavernetta è sotto. Col soppalco. Oh, via, il soppalco. E questa è la tavoletta. Questa colorata è proprio la tavoletta. Ah, l'hai fatto tipo il terrazzo? Sì. Con il Dior? Sì. Ah, ecco. Il Dior... e quello detto colorato. Sì, infatti, hai fatto un super Dior alla tua casa. Tanto guarda un po' come doveva venire, anche se tu sei un ingegnere e le cose classiche non ti piacciono. Mi guardi? Brutta classica, vero? Sì. È più bella la tua moderna, dai. Col Dior. Sul Dior ci mettiamo le piante? Sì. Un tavolo? Il tavolo è questo qui, rosso. Ok, quante sedie? Il tavolo è il Dior. Quante sedie? Tre, perché ci sei tu. Io e la babba. E Fabio? E Fabio no. E papà? E papà sì. Ah. Perché Fabio no? Perché no. Vabbè, e il Franci? Il Franci sì. Il tuo Franci sì, Alice. Il mio Franci sì. E la Roby? E la... e la Roby? La Roby sì. Ah. E il Franci della Roby? Siamo in troppi, vero? Poi non ci stiamo nel Dior. Sì, perché ci sono un porto, due porti, tre porti, quattro porti, quattro! Quattro. E allora siamo uno, due, tre e chi invitiamo con noi?
potremmo invitare la Roby, poi no. Basta. La Roby poi basta, va bene. E cosa facciamo nel gioco? Dobbiamo fare giochiamo le sedie. Giochiamo a carte? Sì. Vuoi giocare a carte, Matteo? Sì. Io pensavo per mangiare una torta. È vero, anche io pensavo. Una torta a che gusto? Guarda il bianco, se a me gli serviva. Per fare cosa? Guarda. Ma il bianco serve su cartoncini colorati. Il foglio bianco. Colora sopra i colori. Vedi che non si vede. Servirebbe un cartoncino colorato. E la porta? Hai visto? Io faccio due cose diverse. Hai visto che bello? Sì, però ragione la mamma. La seconda sembra proprio una chiesetta. Mamma, questo è un Dior. Non è una... non è una gita. Ma che gita? Una chiesa. Non è una chiesa. Mamma. Però la forma, effettivamente tutte le forme, cioè la chiesa sono tutte così. Comunque, ma cosa manca per farsi che no, ha ragione Vittorio, se guardare proprio bene bene è un divorzio. Sai cosa manca per farlo diventare una chiesa? Il campanile. Qual è il campanile? Il campanile è la torre alta. Aspetta, farlo. La torre alta. Dove c'è la campana. Che fa dun, dun, dun. Un colore classico. Ma che colore è? Fai vedere come si dice argento in Oggio. In francese non credo. Poi possiamo usare un pallone scuro? Tipo la baita? La baita è la casa di montagna. Sì, facciamo una montagna. No, no, no. Sì, tanto va bene, fai una bella montagna. Ma con o senza neve? Tra l'altro le montagne di che forma sono? A triangolo. Ma a triangolo? Le faccio anch'io qua sullo sfondo. Però io le faccio senza punta. Sai perché? Sì. Cosa ci disegno qua di sopra? I pini. I pini, sì, però sulle punte delle montagne alte alte c'è la neve. La neve. La neve. Che passaggio. Ah, le le fai anche a me? Provaci. Ma non lo so. L'hai visto come ho fatto? Ne faccio un'altra? Lo facciamo pezzo per pezzo insieme? Sì o no? Dai, ci proviamo. Allora, prendi il colore delle montagne. Qual è? Dillo tu. Che colore sono le montagne? Marroni. Marroni. E allora prendi un bel marrone. Marrone chiaro, va bene. Ok, quindi facciamo un lato del triangolo. Ma è la mia casa? No, è il lato della montagna. E voi non riesco a fare. È come il tetto. Sì che riesci. Allora facciamo così, guarda. Da qui a qui. Vai. E poi facciamo l'altro lato della montagna. Da qui a qui. E comunque non si dice non ci riesco, ci si prova. Si fa pratica. Oh, qui ho fatto. Hai visto che bella che ti è venuta invece di dire non ci riesco. E poi la neve. Che possiamo farla o grigio o azzurra. 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 Ma la neve non è grigia, è azzurra, eppure è bianca. La neve in realtà è bianca, è solo che non, se la noi la disegniamo bianca qua non si vede. E quindi la facciamo o grigia o azzurra, per azzurra, farla vedere. Azzurra, azzurra. Quale azzurro vuoi?
con l'azzurro voglio. Sono tra questo e tra il blu. Sei deciso tra il blu e l'azzurro. Come vuoi? Azzurro. Io prendo questo qua. E poi facciamo una puntina tipo triangolo che va fino al lato e poi blu blu blu. Allora. Sì, parti. Ah no, dammi il tuo colore che sennò questo si vede. Parti da qua e vai qua. Vai. Ok. Poi sotto fai tipo delle ondine, che è la neve che si scioglie. Sei capace a fare le ondine, tanto le facciamo sempre insieme. Ah, fai anche l'altro lato, va bene. Sì, e poi fai tipo delle ondine. Bravo! Visto che sei capace a fare la neve? Ma vado tutto dentro. Ma fuori dove? E dentro dove? Va bene. Poi se vuoi colorare i colori, se no le puoi anche lasciare bianche. Ma sì che è la neve. Top, è così, se proprio vogliamo fare i pignolini. Facciamo così, che la riempiamo un po' di più. Voilà. Grazie. Vuoi disegnare i pini? No, voglio fare un'altra puntata. Allora, riprendi il marrone. Questo lascialo fuori, così dopo lo riusiamo. Adesso, perché me lo comprerò il turno. Va bene. Il marrone, vuoi tenere quello di prima o prendi un altro? Vuoi venire in braccio? Prendo il tuo. Vuoi venire in braccio seduto? Prendo il tuo. Invece di stare prendo in piedi. Prendo il tuo. Ho capito. Vuoi venire in braccio invece di stare in piedi? Ci stai? Ci stai? Sì. Ti ricordi come si fa? Ops. Dai, adesso guarda, si parte da sotto e si va su. Guarda, qua il puntino ce l'hai. Non si dice più non ci riesco. Perché ci riesci benissimo. E poi da sopra a sotto. Tipo da qua a qua. E adesso la neve? Come ti fa? Ah, come prima? Facciamo una bella punta qua. Vuoi fare tu una punta? Una bella punta. A triangolo. Tuc, tuc. Sono i puntini. Da qua ai puntini della base, vai. E poi facciamo le ondine della neve che va su tutta la montagna. E poi se vuoi le coloriamo. Non sembra però la neve. Perché non sembra vera neve? È come la mia! Anche la mia allora non sembra neve. Ora non sembra vera neve. Anche la tua sembra vera neve. No! Sì, e sai perché? Perché ti sei impegnato. Così un po' meno. Beh, possiamo fare anche il ghiacciaio! Non sai che cos'è il ghiacciaio? Che cos'è? È un polo nord dove vivono i pinguini. Sì, tipo il polo nord è tutto un ghiacciaio, sì. Ecco, questo è il tetto dei pinguini, te lo coloro di un altro colore. Ok. Ma sai cosa succede quando si sciolgono i ghiacciai? Cosa?
succede che sciogliendo i ghiacciai formano dei piccoli corsi d'acqua che man mano che scendono diventano sempre, sempre più grandi, fino a diventare dei fiumi. Lo sapevi che i fiumi nascono dalle montagne? Lo sapevi già? Che bravo! Sai anche cos'è una montagna? Un vulcano. Vulcano. I vulcani sono delle montagne. Il fiume? Fallo tu, proviamo. Non dire non riesco, si prova. Si prova, perché senza provare è inutile dire non riesco. Innanzitutto prendi un colore che ti piace per il fiume. Ok, poi guarda, fai una riga, bravo, fai un po' zigzag così. E poi a un certo punto, vedi, tu hai fatto questo, la riga. A un certo punto riparti e la fai diventare più grande.